Saliamo a Vanza di Trambileno e raggiungiamo l'azienda Alma Sarem, dove troviamo Luigina Speri e la sua famiglia. Beh, un'azienda, e lo vediamo qui, innanzitutto orticola, però sappiamo che ci sono anche animali, le capre e le galline. Un'azienda, potremmo definirla multifunzionale, cioè tradizionale, come erano qui in montagna. Sì. Come erano le aziende una volta. Quindi i vostri prodotti? I nostri prodotti li portiamo al mercato, frequentiamo il mercato di Rovereto biologico del sabato da 5 anni e poi all'autunno io vado come azienda nel Veneto, dove porto i trasformati. Una azienda dove, beh, la protagonista sei tu, cioè una donna che si collega ad altre donne. Stiamo vedendo questa giornata, nonostante la giornata diciamo non splendida dal punto di vista del meteo, però ecco, carica di valori, che sono i valori delle donne in campo. I valori delle donne in campo è la giornata dedicata all'apertura delle fattorie, delle aziende agricole, o scampagnate sono chiamate, che noi facciamo una volta all'anno e in rotazione, iniziamo in maggio e finiamo con me come donna in campo, come scampagnata, e poi siamo a Piedicastello, che è la chiusura di tutto l'anno agricolo. Voi vi incontrate, quali sono, ecco, diciamo così, le altre motivazioni che vi spingono a promuovere momenti come questo? Lo facciamo perché dobbiamo garantire la vendita e la vita di queste aziende. Farle conoscere. Sì, farle conoscere, ci spostiamo, come DIC vengono organizzati dei mercati in tutta la provincia e noi possiamo partecipare per vendere i nostri prodotti naturalmente. Conosciamo le Alpi, la montagna, e secondo te, Luigina, qual è il cosiddetto ruolo della donna oggi, no? in agricoltura? Cioè, cosa può rappresentare? Qual è un po' il suo tratto di genere che la caratterizza? Senz'altro la donna ha un ruolo importantissimo, direi che la maggior parte delle agricoltrici piccole di montagna, di agricoltori, sono donne, perché la montagna è un'agricoltura piccola, non è come nella pianura dove ci sono estensioni, stiamo parlando di metri, non di ettari in montagna. E la donna, secondo me, ha la possibilità di esprimersi in mille modi, dall'orticoltura, all'allevamento, alla trasformazione. Nel tuo caso, ad esempio, accanto all'attività produttiva c'è questa attività di insegnamento, sì, che riguarda, no, lo yoga. Sì, lo yoga, sono insegnante di yoga che mi dà la possibilità anche di portare avanti questa azienda, perché altrimenti l'azienda di suo arranca, è abbastanza impegnativo e anche costoso, perché io ho iniziato da 12 anni questa attività, 13. Perciò è abbastanza impegnativo. Sono in una situazione dove non c'era la strada, non c'era l'acqua, non c'era la luce. Abbiamo realizzato, anche perché mio marito aveva una casa, abbiamo dovuto vendere la casa. Cioè, è un sacrificio. Quindi questa è un'attività, quella dello yoga, ecco, che completa, insomma. Che completa. Lo yoga mi dà la possibilità di fare meglio. E completa anche la tua vita. La mia vita, senz'altro, perché prima sono insegnante di yoga, poi sono diventata contadina. È una passione questa, no? Che mi viene dal fatto che sono figlia di contadini. Per concludere questa interessante riflessione, interessante chiacchierata, Luigina, cosa chiedono le donne in campo? Ma chiedono tante braccia, più che altro. Abbiamo bisogno di uomini e gli uomini sono pochi. Abbiamo bisogno anche di incentivi, perché l'agricoltura piccola non è aiutata, è aiutata pochissimo. Abbiamo bisogno anche della provincia
però questo è molto difficile, vedo il mio, noi stiamo andando avanti solo con le nostre braccia, facciamo dei grandi sacrifici, si accumulano un po' di soldi, si fanno un po' di lavori, poi ci sono tanti tanti ostacoli dati dalla burocrazia, sinceramente. Sarebbe già un aiuto risolvere almeno... La burocrazia, già un grande aiuto. Polenta concia.